Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Far Cry 4. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi da questo villaggio. Allora ragazzi, adesso sto provando a giocare con il pad, giusto così per vedere un po' come mi trovo anche con il pad, soprattutto per il fatto che ci sono mille comandi, quindi sul pad è tutto reso in modo più immediato, tra virgolette, a parte che adesso dovrò scoprire quali sono. Però su tastiera diciamo che non è facilissimo, perché ci sono un fottio di tasti, di comandi. Va bene, comunque io direi di andare un attimo, andiamo a vedere qui. Oh, lascio zoomare, vedere un po' di tutto. A farci una missione, dai, andiamo con questa qui. Vai. Cazzo! Dategli della morfina e spegnete quella radio! Progetti che porteranno commercio e la... Cosa gli è successo? È caduto. Pagan in onda lettere e ci tocca sopportare questa roba. Non se ne può più. L'ho mandato sulla vecchia torre. Su, ai trasmettitori, per cercare di deviare il segnale. Si è sfragnato. Solo che... Io lo so fare. Così mi piace, fratello. Non c'è nessuno di guardia, ma è una scalata difficile. Promettimi di non cadere. Non lo so. Promesso. Sicuro. Ecco. Ci sfragelleremo come se non ci fosse un domani, lo sapete, sì. Macchina della propaganda. Allora, dobbiamo andare lì giù. Ma c'è un veicolo, un qualcosa? Perché se devo arrivare là sotto... Ah, qui ci sono anche delle piante da raccogliere. Vediamo. Ok, recuperiamo con questo. Cattiveria, tra l'altro. Foglia viola. Sì, ci sono dei mezzi di trasporto. Allora, a parte questi. Salve, buon uomo. Ah, agganciamo un cavo. Sì, e poi là c'è la jeepetta. Perfetto, ma qui dentro c'è qualcosa, magari no. Con cattiveria. Ok, devo un attimo abituarmi anche con i comandi del pad, la sensibilità eccetera eccetera, però. Sono nemici questi, stanotte è una cosa abusiva. No. Attenzione, perché adesso parte anche la sportiveggianza con i veicoli. Buon uomo, vende qualcosa lei? Sì. Che bello vederti. Sì. La merce cambia sempre. Ah. Quel che vedi oggi potrebbe non esserci domani. Bene. Ok. Vediamo. Allora, rifornimento munizioni, compra e personalizzabile. Presumo che venda la stessa cosa, sì. Armi secondarie, armi uniche, munizioni e mappe. Vabbè, mappe... costano un tantino troppo al momento. Guardi, mi scusi, anche se noi possiamo vendere un po' di roba, però... Dai! Pensaci prima di andare. No, giovane, e che cos'è? Proviamo. Attenzione, sportiveggianza. Comandi di guida. Strada, spara. Ok, freno a mano, sali, scendi. Comandi di guida, ok, perfetto. Puoi guidare e sparare se hai un'arma secondaria. Comandi predefiniti, RT spara. RB usa oggetti da lancio. Scusi, come accelero? Quando guidi premi L per attivare guida automatica. Ah sì, una novità di questo Far Cry 4 è che c'è anche la guida automatica. Il veicolo andrà automaticamente consentendoti di mirare sui lati e sulle tue spalle. Quindi, allora, momento, voglio provare a vedere. Guida automatica. Ok, adesso va da solo. Occhio, eh. Ma noi vogliamo guidare noi, quindi la togliamo e... Ah, tutto con l'analogico sinistro si fa, sia destra sinistra che acceleratore e freno. Diciamo che non è propriamente comodo. Controlla il luogo dell'incidente. Ah, presumo sia qui sopra. Sì, ma al momento non so se riusciamo ad arrivarci. Momento. Scusate. Oh, mi scusi. Uscirai dalla zona della missione. Torna all'obiettivo o fallirai. Sì, ma... Buon uomo, a parte che dovrei salire la montagna, quindi... Ma non si vede un cazzo con queste nuvole. Dovrei fare... Io più che altro volevo cercare... Vabbè. Proviamo a salire da qui, poi magari... Per gli oggetti vedrò io. Cos'è? Ah, scimmie. Solo armi secondarie. Sì, non è comodissimo il fatto di dover gestire acceleratore e freno, destra e sinistra, tutto con l'analogico sinistro, se vogliamo.
Adesso dobbiamo cercare di tagliare verso sinistra, perché dobbiamo andare lì. E allora, giovane, facciamo così, così non te incazzi. Attenzione, panico, panico. Moment, moment. Scusi, presa in prestito questa. Scusate. Forse era meglio che mettevo quella automatica. Occhio alle scimmie. Scusi, non l'ho fatto apposta. Guida automatica, segnale assente. No, non l'ho messa. Scusate, ho ammazzato qualcuno. Mi scusi. Momento, mette il freno a mano. Scenda dall'auto. Ma cazzo si fa scendere? Mi scusi, è stato un incidente, non volevo. Vabbè, magari ci esce. Portamonete. Zaino quasi pieno, maledizione. Posso? Ok. Andiamo a piedi, va. Poi vediamo anche come farci le siringhe, eccetera, eccetera. Adesso che raccogliamo queste erbacce, andiamo a vedere subito se ci dà qualcosa. Fai da te. Fare tra... Ma a parte queste, scusate, non possiamo collezionare abilità, abilità, mappa. C'era il, diciamo, il crafting nell'altro Far Cry 3. Oltre a queste cose potevamo anche farci un... Vabbè. In teoria era così, RB. No, RB mette la pistola. Vabbè, lo scopriremo strada facendo, presumo. Ah, dovrei andare dall'altro lato, sì. Oddio, in realtà non... Propriamente, me lo dà qui sotto l'obiettivo. Qua ci sfragniamo. Momento. Sguinciamo qui. Ok. La famo tra le frasche. Aia. Si è sfragnato pure lui, eh. Vabbè, ti saccheggio in amicizia, comunque. Posso? Cogli rampino. Mi sa che abbiamo lo zaino pieno. Raggiungi la torre. Mi può dire però come usare il rampino, che magari adesso già mi serve. No, qua vabbè, cioè, le corde. Posso? Quanto pare. Ah, ok. Vai, vai. Ok, perfetto. Fino a qua ci siamo. Una rampinata, posso? Ah, qua sopra lo devo lanciare. E la famo. Attenzione. Aspetta che qua ci sfragniamo. Salta e salta. Oddio, di faccia, staccati. Mamma mia. Nostro Tarzan. Attenzione che questi sono nemici, quindi qua mi sa che... Ci arriva là il rampino? No, lo tira qua, vabbè. Aspetta. Aspetta. No, qua moriamo. Aspetta. Ci proviamo, eh? Con cattiveria. Eccala la cattiveria. Mortacci tua. Vabbè, comunque può lanciare il rampino anche da qui. Ci abbiamo provato a fare il Tarzan della situazione, ma... Forse era un po' eccessivo. Fregatore che adesso abbiamo lo zaino pieno, quindi se c'è parecchia roba da saccheggiare, forse la cosa migliore era effettivamente distruggi l'alveare per uccidere i nemici nelle vicinanze. Addirittura. Okay. Aspetta un attimo qua. Ma che arrenditi? Vai con l'alveare. Sì, ma là poi non ci posso andare più neanche io. Vacca troia. Aspetta, come faccio a tirare un sasso adesso? Oh, il mortacci tua. Ti è andata bene.
Vabbè, vediamo se recupera un po' di energia senza che ci curiamo. Vabbè, curiamo. Vabbè, sbanito, perfetto, possiamo andarci allora. Ok. Questo annuncio è presentato dal Ministero delle Entrate e del Patrimonio. Qua ci dovrebbe essere un bel po' di roba da raccattare, quindi. Torri, sali in cima alle torri per dirottare il segnale della propaganda di Pagan Min. Libera le torri per far alzare la nebbia dalla mappa. Ecco perché. Avere accesso ad armi gratis e sbloccare nuove missioni secondarie. Perfetto. Sì, anche per questo andavo nel terzo a liberare le torri. Altrimenti. L'arma unica Stormer è ora disponibile nei punti di scambio. Va bene. Momento, tutte queste casse, scusate, dove stanno imboscate? Vabbè, intanto saliamo, magari stanno tutti al piano di sopra. Okay, qua ci sfragniamo, eh. Attenzione, ci prova. Segui un annuncio del Ministero per le armi da fuoco del Kirakira. Si può distruggere? Ah, c'era là la cassa, e vaffanculo, che cazzo è questo. Ah, ecco. Posso risalire in modo sportiveggiante qui, per favore, no, eh? Come cazzo fa il motore per girare? Sì, col mouse naturalmente è tutto un po' più semplice, però... Ma posso fare... No, devo saltare, ma prima... Questo annuncio è presentato dal Ministero degli Affari Pubblici e dell'Armonia Sociale. Le riunioni pubbliche sono consentite a patto che rispettino le linee guida di Pagan Min. Addirittura. Gli standard per tutelare la quando vostra troppo sicurezza e quando niente. Pensati per promuovere una società armoniosa e priva di pericoli. Le riunioni che violano gli standard andranno incontro a sanzioni disciplinari. Che la luce di Pagan sia con voi. Qualche cassa magari. Sì. Meno per le monete, pieno, eh. Dobbiamo rivenderci. Riusciamo a saltare un 2 centimetri. Che cos'è? Prego, buon uomo. Meno ci godiamo il panorama. Portacci sua. Oh! Ma che cazzo è? Ma vaffanculo! Con cattiveria! Segue un annuncio del Ministero. Vaffanculo! Attenzione! Mortacci sua! Qui il picciono ci attacca! Cioè, quanta roba ci stiamo perdendo! Il contro intervento può salvare una persona da un'inutile morte al servizio di riottosi distruttivi. Non perdete tempo. Fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Sì. Che la luce di Pagan sia con voi. E questo è andato. Ok, ah, ci ha dato anche del bestiame che è qui in zona, perfetto. Attenzione, poi andremo a caccia di rinoceronti, lascia fare, che almeno ci facciamo... Cos'era? Il portamonete di rinoceronte. Sì, sì, poi andiamo anche a caccia, sì, 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 sì. Abilità, tra l'altro. Ne ho sbloccata una da due. Cioè, posso usare una da questo... Vabbè, un altro di questi, oppure... Le siringhe curative ripristinano 4 unità di salute. Con il saldatore, ok... Abbastanza, vabbè, al momento, eh. Subisci meno danni dalle armi da fuoco e dalle esplosioni, direi anche sì. Tieni premuto per cavalcare un elefante. Questo lo faremo dopo. Prima questo qui. Costo 2, vabbè, facciamoci questo dal costo 1. E un'altra ce la manteniamo. Ok.
Spostamento rapido è disponibile. Apri la mappa, evidenzia e premia. Nuove. La mappa del mondo. Ma non posso fare qualcosa di sportiveggiante? Sì. Aspetta, però poi dove andiamo a finire? Metta la mappa un attimo. Noi in teoria dovremmo andare. Questo è fattoria di Prabhakar. Qui è il villaggio principale dove in teoria possiamo tornare. Metta il fil... Ok. Vabbè, lasciamoci tutto. Torre. Libera la torre per rivelare la mappa. Ok, quindi il prossimo obiettivo è l'altra torre, presumibilmente. Quindi andiamo col cavo. No, però vorrei trovare qualcuno che si possa ricomprare della roba. Perché se rimaniamo così infognati... Serve assistenza immediata. Questo che è? Rifornimenti al sentiero d'oro. Il sentiero d'oro ha un disperato bisogno di scorte. Recupera nei punti di raccolta e porta ai più bisognosi. Se c'è qualcuno, risponda. Ci danno pure un bel po' di moneta. Bel lavoro. Proviamo. Ehi, Bindi, sei tu? Qui non c'è nessuno con quel nome. Merda, è in ritardo. Chi parla? Ajay Gall, tu chi sei? Ajay Gall. Un momento. Ajay, certo, lo so chi sei. Sono Gopal, sto col sentiero d'oro. Senti, ci serve il tuo aiuto. La mia squadra si occupa dei rifornimenti per la causa, ma sono in difficoltà. L'armata reale sta rifornendo le truppe nella zona. Ti invio le coordinate degli sganci. Recupera i pacchi prima che finiscano nelle mani dell'armata reale. Panico. Rifornimenti, cose che ci servono. Ok, recupero la roba. Allora, il sistema di guida, come detto, non mi piace tantissimo dover utilizzare un unico analogico per acceleratore, freno, destra e sinistra. È leggerissimamente complessa qualcosa. Qui non riusciremo ad arrivarci, presumo. Ma forse sì. Dagliela. Aspetta. Ma... momento, mi ha tolto il segnalino? Uno un po' più a destra. Però da qua non ci arriviamo, a meno che non sia qui. Cos'è quello? Un tapiro. C'è anche della gente morta, ma al momento. Momento. Parcheggio qui. Dai, vabbè. Parcheggiamo in questo modo sportiveggiante. Dove cazzo? Vaffanculo. Buon uomo! E con quanta agilità! Avanti. Riesce a fare di. Ma porca di quella puttana. Sempre personaggi dall'agilità imbarazzante noi prendiamo, eh. E uno. Ottimo. Ne manca uno. Buona fortuna. Il fatto che ci abbiamo sto maledetto zaino pieno. Vabbè, dobbiamo prima rivenderci qualcosa. Prendiamoci sto carrettino qua, dai. Prego sportiveggianza, attenzione agli alberi, attenzione agli alberi, non li vediamo, non li vediamo. Oh, ma non gira sto cazzo di cagatura. Dai, con cattiveria, sì, che ci frega. Facciamo la strada, forse. Come secondare non ne abbiamo. Perché non abbiamo gli slot. Segua la strada. All'albero, albero, veri. Facciamo il giro largo. Ma non gira neanche per un cazzo. Comunque, il lupacchiotto. Ma il problema è sempre lo stesso: che non possiamo comunque prenderlo. Ci viene prima. Certo, quello che non ci attacchi è lì. C'è qualcosa da. Vabbè, leggiamo prima. Aia. La mia casa di preghiera, porterò persino loro alla mia montagna sacra e li renderò felici nella mia casa di preghiera. Le offerte che bruceranno i loro sacrifici saranno accettate sul mio altare affinché la mia possa essere una casa di preghiera per tutti. Le mie porte sono sempre aperte, i figli del Signore sono i benvenuti nel campo di addestramento del sentiero d'oro, Longinus. Mi scusi? Lupacchiotto? Che cos'è? Attenzione! Ecco cattiveria! Moment. Il problema è che non possiamo prendere la roba. Allora, vediamo di buttare qualcosa. Dov'è la nostra roba?
Zaino, ok. Qualcosa che vale molto poco. È un fottio di roba che vale un bel po'. Foglia verde, forse. Però queste, secondo me, servono per creare qualcosa. Guanto chirurgico lo possiamo buttare. Getta la scorta. Biglietto di mamma. Vabbè, che mamma di chi? L'estratto conto, fotografia autografata. Vabbè, vediamo intanto di... Biglietto da visita. Allora, estratto conto di un conto accessibile nelle sue canali. L'indirizzo può... Vabbè, l'estratto conto non ci interessa. Biglietto da visita di ottima fattura. Vicepresidente della... manager... Ah, persino la filigrana, attenzione. Sti cazzi ci sono. Figlio mio, ancora molto da dirti, ma non c'è più tempo, quindi ti prego riportami alla... Il viaggio ti dirà molto più di quello che possa dirti. Io ti voglio bene e sarò sempre con te, mamma. Vabbè, questo lo possiamo pure tenere. Ah, uso consigliato, tieni. Non avevo letto gli altri che mi dicevano. Vendi, costruisci potenziamenti. Sì, questo lo venderemo naturalmente. Vendi, vendi. Pipa per oppio costa un botto, quindi ce la teniamo. Vediamo se riusciamo a prendere cosa dal lupacchiotto. Togliamo anche questo. Perfetto. Secondo me sta sul tetto, eh. Ah no, sta qua dietro. Okay, li ho presi tutti. Fantastico. Corri a portarli a queste coordinate. Ti ringrazio. Attenzione, perché abbiamo un minuto. 15. Aie. Di testa proprio. Fracellati. Allora aspetta, mi faccio vedere un attimo sulla mappa. Vabbè, ormai ci siamo imbarcati qua. Spero che non sia sotto la montagna, perché noi ormai siamo sotto la montagna. Occhio, altre bestie, altre bestie. E che cos'è? Ok, andiamo a piedi. Oh, li mortacci tua. Secondi, no, non c'è. La madonna, come cazzo faccio arrivare là sopra? No, non ce la faremo mai. No, perché questo c'ha anche l'agilità di un... una scatola di Mentos. Oh, ci sto. Consegna a chi? Al cespuglio li devo consegnare. Ma mi scusi. Ma mi prende per il culo. No, aspetta, aspetta. Consegna rifornimenti come? Ma non è che sta solo. Ma vaffanculo. Bussa! Con i rifornimenti. Grazie, Ajay. Finiranno nelle mani giuste. Lasciali davanti alla porta. Non posso entrare. Stiamo preparando un'operazione top secret. Spiacente, gli ordini sono ordini. Non può entrare nessuno. Ok, vabbè, ce l'abbiamo fatta per un pelos. Mi dai i soldoni almeno. Vediamo se possiamo recuperare questi animali. Che cos'erano? Doll, ok. Pieno. Vabbè. Non posso neanche craftare una sega, mi sembra. Per toglierci qualcosa di dosso, assolutamente no. Ma ad esempio, le siringhe, butta, ordine per novità, non possiamo neanche craftarle le siringhe. Vabbè, sti cazzi. O meglio, lo vedremo dopo. Ok, la missione dovrebbe essere completata, quindi a questo punto io direi che... ci spostiamo con lo spostamento rapido. Abilità siamo... no, una me la tengo. Aspetta, vediamo questa cosa. Prepara una siringa per ridurre i danni fisici corpo a corpo e la possibilità di essere sbattuto a terra dura 30 secondi, richiede ok. No, io dovrei fare questa. Questa siringa evidenzia... non è vero. Dov'è quella per la salute? Presumibilmente qui.
più rapidamente. Anche no. Però una siringa per correre e nuotare più velocemente. No, al momento ancora non possiamo preparare siringhe che ci diano appunto la salute. Vabbè, vedremo più avanti, a meno che no. 4 unità di salute forse sarà uno di questo più avanti. Va bene, allora ragazzi, a questo punto io direi di salutarci qui con questo episodio di Far Cry 4. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. Adesso ci trasferiamo nel nostro... Ma in realtà... Vediamo un po', Qui c'è un'altra torre eventualmente da poter conquistare. Vabbè, comunque noi facciamo così, andiamo, spostamento rapido, sì. Così ripartiamo direttamente da qui con il prossimo episodio di Far Cry 4. Faremo un po' di missioni principali, un po' di missioni secondarie. Adesso mi vado a vendere magari qualcosina. Voi mi raccomando, come sempre, vi ripeto, commentate, fatemi sapere la vostra. Se potete, condividete i video. E ci vediamo allora con il prossimo appuntamento qui sull'Himalaya. Un saluto a tutti da quel tale Ale.